Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre con grande positività. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anche se, come potete intuire dalla mia voce, non sto ancora informissima. Ci tenevo comunque a fare almeno un TG settimanale e vi garantisco che dalla prossima ricominceremo con una programmazione un po' più intensa e soprattutto tornerà anche solo risposte sbagliate, non disperate. Nel frattempo però vi invito come al solito a supportarmi nella conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Si parte ovviamente dall'angolo della poracciata e passiamo in rassegna le migliori offerte videoludiche della settimana. Ma alla fine, lo avete provato? Adios! Io ancora non ho avuto il tempo di avviarlo, ma con l'Epic Game Store funziona sempre così. Intanto i giochi gratis si aggiungono alla libreria, prima o poi riusciremo a avviarli. Vi ricordo che fino al 2 febbraio, oltre ad Adios, è disponibile al download gratuito anche Hell is Others e poi i due titoli saranno sostituiti a partire dalla prossima settimana con City of Gangster e Dishonored Death of the Outsiders, un bel aperitivo in attesa di Redfall. Selezione bella corposa anche per i titoli di febbraio del Prime Gaming offerti a tutti gli utenti Amazon Prime, una selezione dove la produzione più importante è Morrowind. Ne parlavo in live proprio qualche giorno fa. Io a Morrowind ci giocavo con i CD presi sulle riviste. Mi sembra sia passato un secolo da quella stagione del gaming. Vabbè, magari un secolo no, ma 20 anni sì. E Morrowind comunque viene ancora riproposto nella GOTY Edition. Pazzesco. Dovremmo ancora aspettare un po' per i titoli del Plus che arriveranno a partire dal 7 febbraio. Però intanto ecco una buona notizia per gli abbonati al servizio. Infatti con una mossa totalmente a caso, Sony ha deciso di aggiungere i trofei a un classico per PSP, Super Stardust Portable, aggiunta al catalogo del premium a giugno 2022. Magari chissà, qualcuno di voi non aspettava altro e ora correrà a giocare allo shooter, però per quanto questa iniziativa non è che rivoluzioni lo stato del tier premium, se non altro fa ben sperare in un supporto continuo e retroattivo da parte di Sony che con il catalogo dei classici si deve proprio dare una bella svegliata. Ora poracci, mi dovete promettere una cosa: appena finito di vedere il video, attivate la riproduzione in loop, togliete l'audio e lasciatemi in sottofondo mentre andate a giocarvi Hi-Fi Rush su Game Pass. Il Developer Direct di mercoledì sera che abbiamo seguito in diretta si è rivelato un buon evento, se non fosse che Microsoft, così de botto senza senso, ha deciso di shadow droppare il GOTY 2023. Ad opera di Shinji Mikami e Tango Gameworks, Hi-Fi Rush è esattamente l'opposto di quello che ci si aspetterebbe dallo studio che è diventato famoso grazie a The Evil Within e che esce dalla recente pubblicazione di Ghostwire Tokyo. Per me si tratta di una vera bomba, un titolo che se non fosse firmato Mikami per me potrebbe essere tranquillamente una produzione Platinum Games e di quelle veramente ispirate. C'è tanto di Beautiful Joe ma anche di God End e per essere un titolo minore ha decisamente una messa in scena di una qualità pazzesca. Io lo dico, per me Hi-Fi Rush Bayonetta 3 se lo mangia a colazione. E va bene dai, prima di incacchiarvi come dei matti, dategli una chance e poi ne riparliamo. E usciamo un attimo dalla sfera del gaming puro, perché vi segnalo che HBO e Sky in Italia hanno reso disponibile su YouTube il primo episodio della serie di The Last of Us, l'adattamento più discusso del momento. Se siete dei poracci che come me non hanno né Sky né Now, questa è l'occasione perfetta intanto per recuperarsi l'incipit della serie, il vero evento di questi mesi. Io, dopo tutti i pareri strapositivi, sono curiosissimo di vedere. Dalle parti di Nintendo invece non ci sono novità interessanti, però se siete in vena di buttare i vostri risparmi sull'eShop vi segnalo che Nobody Saves the World è in sconto fino al 29 al prezzo più basso di sempre. La produzione Drinkbox è un bel action GDR con disponibile anche il multiplayer che merita di essere scoperto. Ah, e anche l'edizione super mega definitiva di Moonlighter è al minimo storico, un altro roguelike niente male. In questi giorni poi sono usciti i primi titoli importanti dell'anno. Facciamo un attimo una rapida rassegna stampa. Forspoken ha ricevuto l'accoglienza che esattamente tutti quanti si aspettavano, anzi forse è andata anche peggio. Purtroppo la nuova IP di Square non ha saputo conquistare la critica e qualcosa mi dice che non sarà un campione di incassi. Tutti i recensori evidenziano un buon combat system e un interessante sistema di spostamento, il tanto decantato parkour magico, ma queste meccaniche vengono purtroppo enormemente depotenziate da un prodotto blando e poco interessante a livello
livello narrativo, con un cast di personaggi che varia dal non convincente all'irritante. Si tratta di un'occasione sprecata per Square, che continua con una serie impressionante di pubblicazioni una presso l'altra, concatenando spesso risultati tutt'altro che entusiasmanti. Benissimo invece per EA Motive e il remake di Dead Space, rifacimento che è riuscito nel compito più difficile di tutti, confezionare un titolo che riesca a mettere d'accordo i nuovi giocatori e i fan di vecchia data. Il consenso è riassumibile in "è così che si fa un remake" e sembra che il nuovo team non abbia sbagliato neanche una virgola nel riscrivere questa imponente opera survival horror. Per me la cosa più interessante è che il primo Dead Space fu concepito come un action survival dopo che gli sviluppatori giocarono per la prima volta a Resident Evil 4 e ora il remake di Dead Space si inserisce perfettamente nella scia di Resident Evil 2 Remake e apre la pista al remake di Re 4. Un tempismo perfetto. Non è un videogioco, ma pur sempre di recensioni si tratta, e anche il pad DualSense Edge è stato promosso dalla critica. Il primo esponente della linea Elite dei pad Sony aggiunge tante nuove feature e possibilità di personalizzazione rispetto al DualSense standard, ma ha un caro prezzo, circa 240 euro. Mica male. C'è però un problemino. Rispetto alla versione base, questo controller ha una durata della batteria addirittura inferiore. Secondo Sony, questo è dettato dal fatto che le nuove funzionalità impongono un consumo maggiore. Probabile che sia così, ma ora che il controller è nelle mani degli utenti, sappiamo anche che Sony ha utilizzato una batteria più piccola rispetto al DualSense. Capisco il voler ottimizzare i costi, ma con un prezzo finale di 240 euro, forse, e dico forse, si sarebbe potuto lavorare meglio sull'ottimizzazione del controller. Voi vi sentite abbastanza hardcore da investire tutti questi soldi in un controller? Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno. Lo abbiamo aspettato per anni e finalmente è qui. GoldenEye, il seminale sparatutto per Nintendo 64 che introdusse le console al mondo degli FPS multiplayer in locale, è finalmente arrivato su Switch e su Xbox tramite Game Pass. In un porting però che sta lasciando scontenti un po' tutti quanti. E attenzione, perché questa volta Nintendo poteva fare di più, ma tutta quanta l'operazione sembra essere stata fatta con molta superficialità. Ve ne ho già parlato in uno shorts di qualche giorno fa. In teoria la versione Switch è migliore rispetto alla controparte Xbox perché presenta l'opzione di giocare online con i propri amici. Attenzione però, si tratta pur sempre della funzionalità online offerta dall'emulazione NSO, quindi il sistema ricrea una partita in locale con degli utenti da remoto. Questo significa che anche online vi beccate lo split screen e poi che si presenteranno sicuramente tutti i problemi del caso che si riscontrano di solito con l'online dell'NSO. Si tratta comunque di un bel valore aggiunto rispetto alla versione Xbox, ma Nintendo è riuscita comunque a metterci lo zampino. Infatti, proprio come accade per tutti i titoli NSO, la mappatura dei tasti segue una logica tutta sua che varia di gioco in gioco. Il layout del tridente Nintendo 64 crea effettivamente dei problemi di impugnatura che già all'epoca, quando ancora non esisteva il doppio stick analogico, si presentavano soprattutto con gli FPS. Il problema è che l'unico modo per giocare degnamente GoldenEye su NSO è quello di avere a portata di mano un controller in edizione limitata del Nintendone, altrimenti vi troverete con una mappatura completamente sballata dei controlli di gioco. A questo punto anche solo pensare di arrivare alla fine del primo livello non è affatto un'impresa semplice. Volete sapere qual è la strada più immediata per risolvere questo problemino? Beh, sentite qua. Bisogna avviare la prima missione di gioco e, tramite il legnosissimo menu in-game, cambiare il sistema di controllo all'opzione 1.2 per avere così un layout un po' più sensato, ma a questo punto si avranno gli stick invertiti. C'è chi suggerisce di giocare con i Joy-Con al contrario, ma in realtà ha molto più senso, soprattutto se si ha un Pro Controller, rimappare i tasti dal menu di sistema di Switch, invertendo sia le levette sia i tasti dorsali, per avere un'esperienza quantomeno in linea con gli FPS moderni. Mi raccomando però, ricordatevi di salvare questo profilo e di disattivarlo quando non giocherete a GoldenEye. Una volta fatto tutto si potrà tornare in game, attivare il widescreen ed eventualmente invertire gli assi. Semplice, no? Decisamente no, ed è inutile dire che sulla versione Xbox e Game Pass i tasti sono mappati correttamente da subito. Insomma, come al solito, Nintendo ha fatto il minimo indispensabile e per un titolo così importante, che non è invecchiato nel migliore dei modi, forse si sarebbe dovuta mettere molta più cura in questa riproposizione. Ma attenzione, perché proprio in queste ore stanno emergendo numerosi report di problemi riscontrati anche su Xbox. A questo punto sono curioso di sapere la vostra. Ma voi cosa ne pensate di questo GoldenEye? Mi rivolgo soprattutto
soprattutto a quelli che lo giocano per la prima volta. Che effetto vi ha fatto mettere le mani su uno sparatutto così arcaico? Poracci ci hanno tolto Switch Pro, ma non ci hanno tolto la speranza e i rumor su Nintendo Direct. Siamo infatti alle porte di febbraio e, come è giusto che sia, rispettando la tradizione, siamo già invasi dai rumor sulla possibile data del prossimo Nintendo Direct. Io personalmente do per scontato un Direct di febbraio, o quantomeno una presentazione dedicata interamente a Tears of the Kingdom, che, ridendo e scherzando, è praticamente dietro l'angolo. Però prediction, che ne dite di una data per il Nintendo Direct di mercoledì 8 febbraio? Scrivete nei commenti le vostre prediction. Però intanto dei data miner su Famiborse si sono resi conto che Nintendo ha aggiornato due pagine prodotto sul sito ufficiale americano. Infatti le schede di Tears of the Kingdom e Advance Wars Reboot hanno visto i loro codici NSUID aggiornati e, sempre secondo questi data miner, cambiamenti del genere avvengono in previsione dell'apertura dei pre-order dei giochi e quindi potrebbe essere che questi due titoli stiano per essere trattati in un imminente Direct o magari in un post a caso su Twitter, con Nintendo mai dire mai. Insomma, più che un rumor è un po' la scoperta dell'acqua calda. Paradossalmente è più interessante sapere che la situazione intorno a Advance Wars si stia per sbloccare. Il titolo è sparito dalla comunicazione Nintendo da praticamente un anno e forse è giunto il momento di farlo uscire dal limbo, magari con una pubblicazione immediata. E per Tears of the Kingdom non penso ci sia nulla da aggiungere. Da qui a maggio Nintendo sicuramente darà il via delle iniziative dedicate alla produzione e vi ricordo per esempio di quel leak della Switch OLED in edizione limitata TOCT. E voi poracci cosa ne pensate? Vedremo un Direct a febbraio e in caso quali saranno i titoli al suo interno? E chiudiamo parlando di Xbox, perché se è vero che il 2023 sarà un anno cruciale per la lineup di Microsoft, il recente Developers Direct ci ha messo di fronte a uno scenario diverso dalle aspettative. Infatti, tra tutti i titoli trattati, l'unico a non aver ricevuto una finestra di lancio precisa è stato Forza Motorsport, un gioco che, nonostante la convincente presentazione, ha visto il suo segmento concludersi con un generico 2023, dove inizialmente era prevista una pubblicazione per l'imminente primavera. Secondo Jeff Grubb, internamente a Microsoft il gioco sarebbe stato rimandato alla seconda metà dell'anno e c'è il rischio addirittura che slitti proprio negli ultimi mesi del 2023. E questo è un cambiamento importante per la lineup di Xbox e del Game Pass, perché Forza era uno dei punti di forza, scusate il gioco di parole, della prima metà del 2023. Ma soprattutto uno slittamento del genere ricontestualizza un po' tutte le promesse di Microsoft. E se è vero che questo sarà l'anno di Xbox, ma siamo veramente sicuri che Starfield non verrà rimandato di qualche mese? Non lo so, poracci, io per ora mi accontento di Hi-Fi Rush, ma per quanto abbia apprezzato molto l'evoluzione del Game Pass in questi anni, questo è un momento cruciale per Microsoft che non può permettersi di lasciare altri mesi scoperti, soprattutto quando mancano all'appello nomi come Avowed, Perfect Dark, Fable e via dicendo. Voi vi aspettate altre sorprese da parte di Xbox e Game Pass? E questo, poracci, era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, anche se ho questa voce orrenda. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi e riguardatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Raffreddore, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Mamma mia.